eravamo entrambi presenti al presidio di sabato. Il presidio che avevamo svolto era in modalità totalmente pacifica. Ciò che lo distingueva da un semplice volantinaggio che facciamo e faremo sempre nelle nostre scuole era la presenza di uno striscione e di alcune bandiere. La cosa che noi vogliamo denunciare, la cosa più importante, è il metodo violento con cui si è repressa una manifestazione assolutamente pacifica che di violento non aveva assolutamente niente. Le modalità con cui le autorità hanno scelto di intervenire sul posto, ricordiamo, non c'è stato alcun tipo di scontro, proprio alcun tipo di scontro tra studenti di sinistra e studenti di destra, è del tutto inaccettabile. Tre ragazzi adesso stanno subendo un processo e la loro unica colpa è quella di aver fatto politica davanti a una scuola lanciando un messaggio nei confronti di quelle che sono le organizzazioni di estrema destra che ultimamente si stanno muovendo nelle scuole per cercare di creare confusione e scompiglio all'interno del movimento. Le modalità violente non fanno parte di noi e mai lo faranno. Noi siamo per una politica fatta di comunicazione e di azioni intelligenti. Se siamo qua per protestare oggi è perché siamo assolutamente convinti e certi della nostra innocenza e soprattutto della loro. Da sottolineare il fatto che il preside ha chiamato la Digos preventivamente, anche se non c'era un effettivo bisogno di fare ciò, perché la manifestazione era appunto in maniera pacifica. Una volta sedati, diciamo, gli scontri tra studenti e polizia, tra l'altro creati dalla polizia stessa, la Digos ha pure fatto cancellare alcuni video che dei ragazzi avevano girato per testimoniare l'accaduto. Ci stiamo muovendo in varie scuole, non solo all'Umberto, che è stata proprio la vittima principale, sia da parte perché il preside non ha voluto intervenire, sia perché comunque si è svolto davanti ai locali della loro scuola, ma per esempio anche al Cannizzaro, al Garibaldi. Abbiamo fatto un'assemblea straordinaria stamattina dove abbiamo trovato una linea comune e speriamo che porti anche. Noi, come dire, pensiamo come Sinistra Ecologia e Libertà che l'azione del prefetto, del questore, assolutamente ingiustificata e che segue di una settimana altri eccessi da parte della Digos e delle forze dell'ordine in occasione della visita del Papa a Palermo, stia producendo un clima di tensione assolutamente ingiustificato e di cui la città non ha assolutamente bisogno. Qua ci sono 500 ragazzi che stanno crescendo anche con la sfiducia nelle forze dell'ordine e della polizia e, ripeto, non ce n'era assolutamente motivo. Ora, a questo punto le strade sono due, semplicissime. Il questore deve chiarire alla città, ai ragazzi, alle istituzioni l'azione che è stata fatta sabato, deve in caso assumersi la responsabilità di un eccesso da parte delle forze dell'ordine. Aggiungo, c'era motivo di portare ammanettati fino all'udienza i tre ragazzi che oggi sono sotto processo, oppure assumersi la sua responsabilità e dimettersi, perché in questa città noi abbiamo bisogno di un questore che aiuti la città, abbiamo bisogno di un questore che non alimenti un clima di tensione che, ripeto, è assolutamente ingiustificabile. Certamente non abbiamo bisogno di forze di polizia e di un questore che invece fanno tutt'altro. Noi auspichiamo che le altre forze democratiche, il Partito Democratico, l'Italia dei Valori, le altre forze della sinistra si possano unire alla nostra richiesta, che, ripeto, è una richiesta semplice. Vogliamo sapere di preciso cosa è successo sabato e vogliamo che chi ha sbagliato, se qualcuno ha sbagliato e pensiamo che qualcuno abbia sbagliato, si assuma le sue responsabilità.